Sono a Montescaglioso e sono all'interno della casa della signora Grazia Tralli. Buonasera signora Grazia, grazie per averci ospitati in casa sua. Buonasera a lei e benvenuti e grazie per questa opportunità di aprire casa mia. Sento un accento che non è proprio montese. Ah, ma io sono molto montese, nel senso che sono nata qui, ma sono 46 anni che vivo a Milano, ma le mie origini non le ho mai dimenticate. Tra l'altro parlo benissimo il dialetto, per cui potremmo anche fare una conversazione in dialetto Ah nel sì? caso, potrebbe Va essere benissimo, in modo utile. che affinché ci comprendano tutti, continuiamo a parlare in italiano. Ecco. Allora, lei ora vive qui a Montescaglioso adesso oppure no? Ha una Vivo casa? un po' a Montescaglioso e un po' a Milano. E qui ha comunque le sue radici, le sue origini. Ha Assolutamente conservato sì. le Ho amicizie. conservato delle amicizie molto solide nel corso degli anni, queste amicizie le ho conservate e oggi ho l'opportunità di farle conoscere anche a voi, queste amicizie solide. In particolar modo ci sono due persone in questo gruppo di amiche Ah, che che vediamo lì con me dietro. hanno condiviso, diciamo, un po' di adolescenza. Prego. Benissimo. Chi sono? Chi sono? Nunzia e Maria. Le mani in pasta. Che cosa sono le mani in pasta? Perché le mani in pasta? Le mani in pasta rappresentano per noi qualcosa di magico, nel senso che con le mani si può fare tutto. Ci siamo resi conto, stando insieme, facevamo la pasta in casa tra di noi, utilizzando il grano di produzione della nostra amica e la farina, perché lei ha un mulino a pietra, dove mecevamo la farina e poi imparavamo a fare la pasta in casa. Mentre eravamo lì si parlava. E abbiamo deciso di portare questa tradizione antica, antichissima del fare la pasta in casa anche alle nuove generazioni. Così abbiamo preparato un progetto, abbiamo presentato il progetto alle scuole, alla scuola di Montescaglioso, e dove abbiamo fatto dei laboratori con i bambini della scuola dell'infanzia e i bambini della scuola primaria. I bambini sono stati meravigliosi, affascinati dal fatto proprio di mettere le mani dentro alla farina, toccarla, manipolarla, impastarla. E questo ci ha fatto proprio capire l'importanza del fare le cose con le mani. Per noi ha assunto un significato molto più ampio, nel senso che mettere le mani in pasta significa mettersi dentro alle situazioni, mettersi dentro alle cose, affrontare le problematiche. Quello che ci interessa di più sono le problematiche riguardando le donne. E poi il bene comune, perché secondo noi dobbiamo migliorare la nostra realtà, le nostre situazioni, proprio rispettando il bene comune e prendendosi cura, adottando proprio questi spazi comuni e renderli sempre più vivibili. E mi ha incuriosito questo attrezzo, di che cosa si tratta? Questo è proprio un vero mulino, mulino a pietra che serve per macinare il grano. Noi Cioè io ci metto il utilizziamo. grano e Sì, sì. ci... Ah dai! Dai! Se tocchi la farina, in questo momento la sentirai calda e profumata. È una sensazione meravigliosa toccarla e sentire il proprio profumo. Ah, Questa è guarda. proprio la farina grezza, che poi rimacinata di Ah, nuovo guarda un diventa po'. ancora più sottile. Bene. Il grano che ho utilizzato è il grano cappello, che è proprio quello che la nostra amica pianta, è proprio grano coltivato da loro. Poi si segue un'altra fase, Setacciare. setacciare proprio la farina per renderla più sottile possibile. Si ripassa ancora una volta all'altro setaccio che deve diventare ancora più sottile ed è pronta per essere impastata. Basta mettere solo un po' di acqua e farina e impastare. È una cosa semplicissima, però è magica perché quando metti insieme l'acqua e la farina ti crea una sensazione bellissima, nel senso che tu stai creando qualcosa con le mani. Io sono sicuro che faranno tesoro di queste immagini tante massaie di nuova generazione, ma anche sono sicuro tanti maschietti che ormai si Sì, dedicano ai fornelli, che si sicuramente. incuriosiscono molto, insomma. Ed è davvero un procedimento tanto semplice, quanto legato alla tradizione, alla nostra tradizione. Però questa cosa di impastare così, cioè di prendere il No, grano e portarlo lì, è pazzesco. è meraviglioso perché, ripeto, quando abbiamo fatto i laboratori nelle scuole, i bambini erano proprio affascinati perché la prima volta nella loro vita che vedevano, ma anche molti adulti, Certo. vedevano proprio il passaggio dal grano, dalla spiga.
perché loro non sanno, pensano che la farina si fa al supermercato, invece certo. No, si parte dal grano. Noi portiamo sempre le spighe di grano proprio per fargli vedere come è fatto, le apriamo, facciamo vedere i chicchi, raccontiamo delle storie, delle fiabe sui chicchi di grano, come diventa grano. E poi alla fine di questo percorso, un anno abbiamo regalato ai bambini un sacchetto di orecchiette fatte da noi, essiccate, messe nel sacchetto. E poi loro, andando a casa, hanno fatto preparare ai loro genitori la pasta con il sugo e ci mandavano indietro le foto. E un altro anno invece abbiamo regalato il sacchetto del grano, un sacchettino di grano da piantare, perché c'è la nostra tradizione nel periodo pasquale, prima di Pasqua, 40 giorni prima di Pasqua, si può mettere a bagno a dimora i chicchi di grano, mettendo in un bicchiere, in una ciotola, l'ovatta imbevuta di acqua e poi sopra tutti i chicchi di grano. E si mette o in un posto chiuso, buio, oppure all'aperto, e se si mette all'aperto vengono fuori i germogli del grano che sono verdi, certo. Se si mettono chiusi in un armadio diventano bianchi, quindi puoi fare anche lì tutto un discorso sulla clorofilla, su una serie di cose scientifiche. E i bambini poi hanno prodotto questo ad aprile, hanno anche loro poi testimoniato con le foto, sono stati veramente affascinati. Sono esperienze che rimangono e ancora oggi quando li incontriamo, ecco, quelle sono le signore della pasta, che chiamano. Ed quindi, ecco qui la pasta. E qui ecco la pasta, dopo aver fatto questi rotondini che sta facendo la mia amica Gemma, si fanno le orecchiette che sono proprio la pasta della domenica. L'anno scorso abbiamo fatto una bellissima esperienza per quanto riguarda la giornata del 25 novembre contro la violenza alle donne e ci siamo regalati una poesia che abbiamo trovato su internet. Adesso le mie due amiche, Maria e Gemma, la leggeranno. Le nostre mani sono le antenne della nostra anima, di Elena Bernabè. Nonna, come si affronta il dolore? Con le mani, tesoro. Se lo fai con la mente, il dolore invece di ammorbidirsi si indurisce ancora di più. Con le mani, nonna? Sì, le nostre mani sono le antenne della nostra anima. Se le fai muovere cucendo, cucinando, dipingendo, suonando o sprofondandole nella terra, invii segnali di cura alla parte più profonda di te e la tua anima si rasserena perché le stai dando attenzione. Così non ha più bisogno di inviarti dolore per farsi notare. Davvero le mani sono così importanti? Sì, bambina mia. Pensa ai neonati. Loro iniziano a conoscere il mondo grazie al tocco delle loro manine. Se guardi le mani dei vecchi, ti parlano della loro vita, più di qualsiasi altra parte del corpo. Tutto ciò che è fatto a mano si dice che è fatto con il cuore, perché è davvero così. Mani e cuore sono connessi. I massaggiatori lo sanno bene. Quando toccano il corpo di un'altra persona con le loro mani, creano una connessione profonda. È proprio questa connessione che arriva la guarigione. Pensa agli innamorati, quando le loro mani si sfiorano, fanno l'amore nel modo più sublime. Le mie mani, nonna, da quanto tempo non le uso così? Muovile, tesoro mio, inizi a creare con loro e tutto dentro di te si muoverà, il dolore non passerà, ma si trasformerà nel più bel capolavoro e non farà più male, perché sarai riuscita a ricamarne l'essenza. Poesia bellissima. Restiamo nel campo e nel mondo dell'arte perché avete visto ci sono due musicisti, due chitarristi, cantanti e allora ce li ascoltiamo. Loro si chiamano Giuditta. Vorrei svegliarmi la mattina presto, ti giuro credimi da ora esco, sicuro sentiti fuori contesto, io sono solo onesto, in questo buio pesto, tu sei la luna e io sono l'innesto, tu l'ideale o solo il manifesto, chiedilo ancora e sai te lo confesso, parla di testo testo, puoi scegliere di ridere.
con chi vuole ridere solo con te. Puoi scegliere di ridere con chi vuole ridere solo con te. Vorrei svegliarmi la mattina presto, ti giuro credimi dai ora esco, sicuro sentiti fuori contesto, io sono solo onesto, in questo buio pesto, mi sembra strano che non l'abbiano chiesto, di nominarti patrimonio UNESCO, di disegnare ogni tuo solo gesto, ma a volte ti detesto e detesti me del resto. Puoi scegliere di ridere con chi vuole ridere solo con te. Puoi scegliere di ridere con chi vuole ridere solo con te. Puoi scegliere di ridere con chi vuole ridere solo con te. Puoi scegliere di ridere con chi vuole ridere solo con te. Avete appena ascoltato UNESCO, il nostro primo singolo di lancio del EP Giuditta Prima, e adesso vi facciamo ascoltare l'ultimo dei quattro brani di questo EP che si intitola Cose che potevano rendere. So che non è facile ricominciare, tutto va veloce, non si può fermare, perché non riesco a scegliere di ritornare ancora indietro in cui tutto era lì aspettare. Lo so che non è facile iniziare a perdere tutte le cose buone che potevano rendere migliore tutto ciò che adesso vorrei offendere, ma ho scelto di ricominciare da capo e vincere. Rinizierò da me e rivivrò per me, ci arriverò da me. Ma cosa vuoi, vuoi, cosa non va, cosa mi dai, cosa mi fai? Ma cosa c'è, c'è, questo cos'è, questo non è ciò che vorrei. Ma cosa vuoi, vuoi, cosa non va, cosa mi dai, cosa mi fai? Ma cosa c'è, c'è, questo cos'è, questo non è ciò che vorrei. So che non è facile ricominciare, qui tutto va veloce, non si può fermare,
perché non riesco a scegliere di ritornare ancora indietro in cui tutto era lì a aspettare. Lo so che non è facile lasciare scorrere, qui non mi resta altro che iniziare a correre. Qui al limite del baratro non so più scendere, ma so che dovrò solo riniziare a vivere. Rinizierò da me e rivivrò per me, ci arriverò da me. Ma cosa vuoi, vuoi, cosa non va, cosa mi dai, cosa mi fai? Ma cosa c'è, c'è, questo cos'è, questo non è ciò che vorrei. Ma cosa vuoi, vuoi, cosa non va, cosa mi dai, cosa mi fai? Ma cosa c'è, c'è, questo cos'è, questo non è ciò che vorrei. Ma cosa vuoi, vuoi, cosa non va, cosa mi dai, cosa mi fai? Ma cosa c'è, c'è, questo cos'è, questo non è ciò che vorrei. Ma cosa vuoi, vuoi, cosa non va, cosa mi dai, cosa mi fai? Ma cosa c'è, c'è, questo cos'è, questo non è ciò che vorrei. Ma le sorprese dalla Casa della Scena Tralli non sono ancora finite, perché da questa parte c'è Francesco Abbondanza, il nostro chef d'eccellenza, che ci preparerà una ricetta. Seguitela perché è velocissima e soprattutto gustosissima. Vai Francesco. Allora, oggi prepariamo una ricetta velocissima, veramente molto sfiziosa di stagione, seguiamo la stagionalità. Abbiamo degli gnocchetti che abbiamo fatto, abbiamo preparato con della zucca gialla, farina 0,0-11% di rimacinata, poi abbiamo messo una patata, uova e abbiamo fatto dei semplicissimi gnocchetti e soprattutto la cosa particolare abbiamo aggiunto un formaggio, una grana di 30 mesi stagionata, quindi anche chi ha problemi di lattosio può tranquillamente mangiarli. Dopo abbiamo fatto da parte una crema di zucca, abbiamo della ricotta podolica, una fontuta di cacio cavallo che poi andremo a unire e facciamo la nostra salsa e poi alla fine completiamo il piatto con una sbriciolata di peperone crusco, mollica fritta e delle noci tostate, quindi la parte croccante del piatto ce la andrà a dare le nostre noci. Procediamo. Allora, una volta che l'acqua bolle, io cerco di aumentare un po' la temperatura così vediamo. Aiuto. Un po', ecco la aiuto, mia assistente aiuto, qua assistente. Appena l'acqua bolle poi ci prepariamo. Mettiamo un goccettino d'olio, possiamo, grazie, accendere anche sì. La padella qui. Perfetto. Ecco qua. Il sale? Sì, mettiamo, andiamo a salare l'acqua. Forse abbassiamo un po' la temperatura. Ecco qua, andiamo a mettere il nostro formaggio. Il nostro caciocavallo, uniamo la ricotta, la nostra salsa di zucca, poi mettiamo un po' di acqua di cottura, ecco qua. Un pizzico di sale. E ci prepariamo la nostra salsina. Alzare poco poco. Ecco qua. Nell'attesa che la salsa va, prendiamo i nostri gnocchetti. Ecco qua. Una cottura molto, come sappiamo, molto veloce.
un paio di minuti di cottura. Appena sono pronti i nostri gnocchetti, intanto facciamo... L'importante è che l'olio non deve friggere, la salsa va solo riscaldata, perché questo è un piatto molto delicato. E quindi... Così alzo? No, no, va benissimo così. E può essere mangiato sia come periodo invernale, quando fa freddo, sia come zuppa, direi, oppure come antipasto. Potrebbe essere anche un antipastino veloce da fare con gli amici, da condividere in una serata invernale, quando fuori fa freddo e nevica. Ecco qua. I nostri gnocchetti sono venuti fuori. Ecco. Facciamo asciugare un po', se mi puoi alzare qua un po' la temperatura. Magari qualche altro minuto in più, completiamo la cottura insieme alla nostra salsa. Così si amalgama ancora di più il sapore, possiamo abbassare la temperatura. Possiamo così impiattare. Ecco qua. Completiamo il nostro piatto con della mollichina fritta, peperone crusco e la parte croccante delle nostre noci tostate da mettere sopra, un filo d'olio extravergine di oliva e il piatto è pronto. Grazie per l'ospitalità, adesso io vi lascio, visto che Francesco Abbondanza con la sua collaborazione ha preparato questa pietanza buonissima, immagino la gusterete tutti sicuramente, quanti sicuramente, sicuramente, non mancheremo. E allora grazie perché ha ospitato la 7ª edizione di Casi Ospitanti, quella del 2021. Grazie a voi e c'è la mia disponibilità per l'8ª edizione, 2022, auspicabilmente senza mascherina e fuori dal Covid. Prenotata. Grazie.